Buonasera, buonasera ai nostri web ascoltatori, Liberi.tv, Marco Marchese in linea. Abbiamo avuto un problema tecnico, se avete sentito tutte le nostre conversazioni precedenti, non abbiamo detto niente di scandaloso, era per risolvere questi problemi tecnici, e siamo in compagnia questa sera di Alessandro Massari, che sul nostro schermo ha bisogno di poche presentazioni, però per chi non lo conoscesse, già membro della direzione di Radicali Italiani. Noi ce l'avamo ripromessi stasera di parlare con Alessandro Massari alla luce della chiusura pochissime settimane fa dell'ultimo congresso di Radicali Italiani. Volevamo parlare di congresso, della Commissione Economia, della relazione in plenaria, del tesoriere Valerio Federico e del nuovo gruppo dirigente di Radicali Italiani. Non riusciremo a completare tutto, lo dico subito, perché fra esattamente 15 minuti dobbiamo chiudere la trasmissione, di conseguenza aggiorneremo poi questa trasmissione in un'altra occasione, approfondiremo, ma intanto benvenuto ad Alessandro Massari, che è con noi collegato telefonicamente. Grazie Marco e bentrovati a tutti quanti fruitori di Liberi.tv. Grazie, grazie della tua disponibilità. Allora, io vado subito al sodo. Certo, visto che un quarto d'ora l'abbiamo bruciato in espedienti tecnici. Che sono cose che capitano purtroppo. E Alessandro, guarda, ci vuoi fare un po' una tua valutazione, vuoi offrire ai web ascoltatori Liberi.tv una tua valutazione sull'ultimo congresso di Radicali Italiani che si è celebrato a Chianciano nei primissimi giorni di novembre, quindi parliamo di un qualche cosa di molto recente, si è chiuso appena 3 settimane fa questo congresso. Una tua valutazione e dove sta andando il movimento politico Radicali Italiani? Allora, visto il tempo cercherò di essere sintetico, ci sono stati 3 congressi, il congresso che è iniziato qualche giorno prima, l'inizio ufficiale, dove si preannunciavano delle assenze importanti e soprattutto l'assenza di Marco Pannella. Questa è stata la prima fase del congresso che era oggettivamente una novità rispetto alle partecipazioni del nostro leader carismatico e storico a tutti i soggetti della galassia. Una seconda fase che invece è stata, mettiamola così, propositiva da parte di un gruppo di compagni, soprattutto aventi a cuore le sorti del Partito Radicale Transnazionale, che hanno inviato ai congressisti una lettera dove proponevano la sostituzione di una squadra con l'altra. Una conferenza stampa poi di Marco Pannella molto dura, dove sostanzialmente ha detto congresso del nulla e segretari che non avevano né segretario né tesoriere né presidente fatto valutazioni politiche, e poi una direzione notturna del sabato. In quell'occasione Marco è venuto a dialogare con i compagni e non ha dialogato solo con la squadra, quindi quei 12-13 nomi che sono stati i suoi fedeli accompagnatori in questa particolare fase della campagna politica radicale, ma ha avuto una platea più ampia, ha avuto tutta la dirigenza di Radicali Italiani, ha avuto parecchi soggetti, responsabili parecchi soggetti della galassia radicale che hanno dialogato con Marco, e alla fine è uscito fuori che non andava sostituita una squadra con l'altra a causa della cattiva o impropria attività svolta dai dirigenti di Radicali Italiani, ma c'era bisogno di un superamento, di un'alterità, di un completamento, e quindi è uscito fuori una soluzione che a me appare, se l'anno radicale sarà la logica prosecuzione del congresso, un equilibrio instabile che può darci una crescita, ovvero la centralità della battaglia dell'amnistia, che è rappresentata da Rita Bernardini, nella più ampia intrapresa radicale, l'amnistia per la Repubblica. L'amnistia per la Repubblica è uno slogan che sintetizza un lavoro di anni, scritto in modo collettivo, la peste italiana, cioè tutti i casi di violazione dello Stato di diritto costituzionale a cui i radicali hanno provato a dare soluzione e che continueremo ancora adesso a fare. Quindi siamo entrati, isolati dal resto della galassia. Poi c'è stata una proposta di sostituzione completa della dirigenza di Radicali Italiani e poi invece un nuovo gruppo a cui darei l'onore e l'onere di un anno difficilissimo, perché Rita ha un'esperienza enorme, Valerio Federico ha la freschezza di chi non si è mai assunto responsabilità maggiori di quelle di membro di direzione, rappresenta quindi anche la continuità con la precedente gestione dei Radicali Italiani, proprio a testimoniare che non è stato un periodo negativo, e poi la grandissima Laura Conti che a 90 anni riesce ad avere lucidissime visioni e soprattutto una capacità di contatto diretto
uno ad uno i singoli iscritti radicali. Mi fermerei per il momento qui. Sì, Alessandro, guarda, è stato un congresso difficile. E questo congresso è arrivato con un movimento che dal punto di vista numerico direi quasi falcidiato, meno di 1000 iscritti. Tu questo lo imputi alla difficoltà di iscriversi per via della crisi economica? 200 euro non sono, diciamo, uno scherzo per poi non solo, cioè fare la politica radicale significa pagarsela tutta da te, di conseguenza non sono soltanto le 200 euro di iscrizione, ma chi vuole fare l'attivista politico poi dopo ha tutta un'altra serie di impegni economici da affrontare. Pensi che sia dovuto alla crisi o pensi che sia più dovuto sì, ad un problema politico? Penso che sia dovuto alle crisi, quindi alla crisi economica, alla crisi politica, che sia esogena che endogena, perché noi non siamo immuni da un fenomeno erosivo della militanza. Io intanto ritengo che gli italiani che possono permettersi letteralmente il lusso di investire 200 euro, o diciamo nell'ipotesi in cui si iscrivessero a tutti i soggetti della classe con 590 euro, non sono più moltissimi, e questa è la causa oggettiva. C'è però stata anche una causa soggettiva, a mio avviso. E storicamente il movimento radicale si è sempre basato sull'utilizzo dell'autofinanziamento, attualizzando le forme ai contesti. E avevamo uno strumento molto potente, il call center, che credo sia stato ridimensionato per motivi oggettivi, per carenze di risorse, forse anche per scarsa attitudine diciamo a proseguire l'opera di chi l'aveva creato, quel call center, sostanzialmente Danilo Quinto. Quindi credo che questo sia... Tu non pensi che diciamo il congresso non si è posto il problema della quota di iscrizione, dando per scontato e confermando la quota di iscrizione di 200 euro? Sì. Anche all'interno della galassia radicale non si pone minimamente in discussione il problema economico e quindi l'iscrizione a pacchetto di 590 euro. Non pensi che questo qui per il movimento dei radicali, proprio nel suo complesso, faccia diventare... l'attivismo radicale un attivismo elitario di chi può permetterselo? Allora, come ti dicevo, sicuramente c'è un momento economico particolarmente difficile, però quando il call center ha iniziato a lavorare, erano gli anni 90, si usciva dalla crisi, c'era tanta gente che non aveva soldi, la crisi non fu drammatica come quella attuale, ma c'era un momento di crisi e nacque proprio perché c'era la crisi. Quindi secondo me, oltre all'elemento della crisi, ci sono altri due elementi, come ti ho detto. Il primo è lo strumento. Probabilmente lo strumento tecnico adesso utilizzato paga le colpe di chi l'ha creato. Avendo creato il call center Danilo Quinto è come se ci fosse una sorta di dannazio memoria. Anche fisicamente all'interno del partito non è più il call center messo in un luogo centrale, ma è nascosto, non c'è una capacità di veicolare sufficienti informazioni ai ragazzi che vi lavorano. Molto spesso quei ragazzi hanno delle informazioni dai loro interlocutori al telefono, perché non hanno accesso a internet, non hanno la radio, insomma, lavorano un po' diciamo nella totale autonomia, quindi in totale responsabilità. E in più c'è anche il fatto che secondo me c'è stata una capacità di proposta delle singole associazioni della galassia che si è mano a mano ristretta per concentrare tutto l'obiettivo sul punto su cui far leva, come ti ho detto, l'amnistia. Se questo può premiare rispetto alla prospettiva nei tempi lunghi, ha una ricaduta negativa naturale sulla campagna di iscrizioni e sui risultati elettorali, perché è evidente che una battaglia come l'amnistia ha come obiettivo l'amnistia per la Repubblica, quindi un progetto molto ampio. A questo punto però si deve anche fare il conto con chi magari non arriva alla fine del mese perché è stato esodato grazie a una legge che è stata votata anche dai radicali quando stavano in Parlamento, magari può capitare che ci siano altre urgenze vissute come veri e propri drammi per alcune persone, come dicevi tu, la crisi economica, quindi il sistema di welfare, quindi il sistema del lavoro, le generazioni contro, i cinquantenni che perdono il lavoro e non ritrovano, i trentenni che ancora non sono riusciti ad andare ad entrare nel mercato del lavoro. Credo che tutte le iniziative poste in essere per dare centralità a quella battaglia, se sono lungimiranti da un punto di vista politico, bisogna considerare però che hanno bisogno di tempi lunghi e quindi è facile che si riducano gli iscritti e si abbiano pochi voti.
Mi riferisco per esempio alla recente campagna in Basilicata, era evidente che come per le liste Amnistia, Giustizia e Libertà non c'era una finalità elettorale in quanto tale, cioè non erano liste che probabilmente avrebbero avuto una possibilità di successo, e non solo per l'oggettiva situazione dell'informazione. È stata anche fatta una scelta, utilizziamo tutti gli spazi che per legge ci sono consentiti per far sapere che c'è un problema in Italia, uno Stato che non rispetta le proprie stesse leggi, che è stato accusato di tortura, e quindi bisogna dare soluzione a questo primo problema. Una volta risolto questo primo problema, come dire, secondo un effetto domino che noi speriamo si possa innescare, risolvere tutte le altre tutti gli altri problemi identificati dal movimento. Però nessun pasto è gratis, come io dico sempre. Nel momento in cui si fa questa scelta è chiaro che si ha un risultato che non è comparabile con quello della lista Bonino-Pannella, che classicamente si presentava alle elezioni non più tardi di 5 anni fa, e questi sono i costi che poi effettivamente uno si trova a pagare. La durezza, la lunghezza della battaglia ha dei grandissimi vantaggi, ma nell'immediato può avere anche queste ripercussioni che non sono positive, perché se non troviamo per esempio i parenti dei carcerati che si iscrivono, è difficile che una persona che fa l'imprenditore abbia a cuore il carcerato, perché lui magari ha un collega che si è suicidato esattamente come il carcerato e non ha colpe. Quindi come fai ad andare a dire al tessuto produttivo che l'amnistia è la cosa fondamentale quando loro stanno morendo letteralmente come i carcerati, perché la pubblica amministrazione non paga i debiti nonostante abbia sottoscritto un contratto e quindi è ugualmente in violazione della legge e del contratto? Sono queste le cose che poi uno deve provare a comporre, e infatti quest'anno io credo che concentrando l'attenzione sull'amnistia, come dicevo, come leva, si possa ampliare il novero delle iniziative per poter trovare un dialogo, un'interlocuzione con più gruppi sociali e non solo con la comunità carceraria. Certo, Alessandro, guarda, ci restano 4 minuti in trasmissione, ti volevo porre un'altra domanda. Se le mie informazioni sono corrette, tu il 13 di novembre sei stato riconfermato nella direzione dei Radicali Italiani, per cui sì, fai parte, diciamo, di quest'organo consultivo del segretario, in questo caso della segretaria Rita Bernardini. Tu ti occupi di economia, ti sei occupato nel congresso della commissione economia, nel senso di essere stato relatore in plenaria, in più hai presentato una relazione sulle privatizzazioni. Allora, Radicali Italiani, è arrivato il momento che si occuperà seriamente, nel senso che farà vera iniziativa politica sull'economia, oppure resterà un argomento, ahimè, relegato ai margini come lo è stato, diciamo, un po' negli ultimi anni? Ma io credo che ci sia una possibilità di intervento economico per una serie di ragioni. Il primo, perché tutti i componenti della Commissione Economia lo hanno richiesto. Il secondo, perché l'Assemblea ha sentito la relazione. La terza, perché nella mozione c'è gran parte di economia. La quarta, perché Valerio Federico si sta già attivando insieme a Rita Bernardini per ricostituire il gruppo Economia, Marco Beltrandi ed io, che lo coordinavamo, ci siamo già resi disponibili, abbiamo già sentito tutta una serie di gruppi di compagni, e lo stesso Marco Pannella ritiene la Commissione Economia fondamentale per poter quantificare in termini di PIL il valore dell'amnistia. Quindi si rende conto lo stesso Marco che una serie di strumenti che possano essere sommati per fare qualche cosa, diciamo, per dare un risultato migliore della semplice somma delle tante intelligenze che intervengono in questa galassia radicale, possa essere utile. Io stesso durante la direzione parlai con Marco, parlandogli proprio espressamente dell'economia e facendo proprio l'esempio della Banca d'Italia e della proprietà della Banca d'Italia, che è ritornata in auge in questi giorni, perché Marco parlava anche della via giudiziaria e giurisprudenziale per creare diritto. Come ti ho detto, Pannella ha sempre chiesto al gruppo Economia di trovare questi dati, che sono molto complicati, ma comunque è certamente un lavoro che in gruppo si fa meglio. Nella mozione Rita l'ha messa, nei lavori della Commissione è venuto fuori con forza, lo stesso Marco Beltrandi che presiedeva la Commissione ha sollecitato come una grave perdita sia stata la mancata ricostituzione del gruppo Economia, che comunque lo scorso anno, io vorrei ricordare, informalmente tra compagni ci siamo riuniti, perché abbiamo avuto anche uno scambio molto proficuo con Fare e con il Partito Liberale per individuare alcuni temi.
Tanto è vero che ho partecipato lo scorso venerdì a un'iniziativa puntuale specifica di fare deliberare non più alto del Colle per una forma di salary cap per la dirigenza pubblica, perché non abbia uno stipendio superiore a quello del Presidente della Repubblica. Quindi nel Movimento Radicale l'interesse per l'economia non si è mai sopito. E credo che quest'anno, appunto, con questa nuova compagine che prevede un presidente molto presente, una segretaria con grande esperienza e un tesoriere che ha la freschezza e soprattutto ha fatto parte del gruppo economia, ha svolto numerosi lavori anche in Lombardia svelando i legami tra economia e finanza e politica, noi si possa avere un nuovo stimolo per cercare di quantificare in termini di PIL il valore dell'amnistia, ma anche per dare soluzione ai tanti problemi dell'Italia, non ultimo quelle delle privatizzazioni, su cui abbiamo un sacco di proposte, ma non ti sto a raccontare adesso. Certo, un commento lo voglio fare: le privatizzazioni ormai sono i gioielli di famiglia, noi li dobbiamo utilizzare per abbattere quell'enorme debito pubblico che noi sappiamo è oltre il 130%. Se il governo se ne esce fuori con una prova di privatizzazione che darà alla fine un risultato di 12 miliardi e viene imputato all'abbattimento del debito pubblico, viene da ridere. Noi sappiamo quanti sono i miliardi che affliggono questo paese ed è la vera pietra al collo, il vero macigno che ha piegato l'Italia, perché la crisi economica è intervenuta su una crisi di sistema in cui noi eravamo già ampiamente indebitati come settore pubblico, e quindi non entro nel merito, ma insomma cedere un pezzo di Eni mantenendo il controllo, utilizzare Cassa Depositi e Prestiti come una sorta di vecchio IRI non mi sembra l'approccio più efficiente, efficace per utilizzare il patrimonio pubblico, cioè gioielli di famiglia, per ridurre questa pietra al collo del debito pubblico. Però vedremo, in questo momento ci sono delle situazioni di emergenza che durano ormai dall'inizio del governo Monti, e speriamo si possa prima o poi avere uno spazio dedicato all'economia che non sia emergenziale, ecco. Bene, Alessandro, il nostro tempo per stasera è scaduto, io mi auguro che tu avrai piacere fra due settimane di ritornare al nostro ospite, anzi proprio di legare un filo, e magari possiamo aprire uno spazio per i nostri web ascoltatori, proprio una finestra all'interno del Movimento Politico Radicale Italiano, perché presenta sempre delle freschezze, della novità, delle diciamo iniziative antiche e nuove che sono sempre molto di attualità e molto interessanti soprattutto. Io guarda, ti faccio gli auguri di buon lavoro all'interno della direzione dei Radicali Italiani. Grazie, ne avrò e ne avremo bisogno. Quindi un saluto a te e grazie per la partecipazione, a presto di sentirci, e un saluto ai nostri web ascoltatori. Grazie a voi, presto di sentirci, e un saluto anche da parte mia agli ascoltatori. Ciao. Grazie.